La mano della cascata. È il mio terzo dipinto, datato 21 agosto 2020. La dimensione è 33 per 48 cm. È stato rappresentato con la tecnica della tempera su foglio liscio e mi sono ispirato a una leggenda che mi raccontavano, a una storia che mi raccontavano da piccolo. Avevo questa, ho ancora questa casa in montagna, e dove lì abbiamo dei campi e vicino a questi campi c'è questa cascata alta e profonda, nascosta, e io e mio fratello andavamo da piccoli a giocare lì nei pressi, e per non farci avvicinare ci dicevano: non andate lì che sennò la mano della cascata vi prende. E quindi noi ci credevamo davvero, cioè, che questa mano della cascata esistesse. Avevamo davvero paura di questa mano della cascata. E quindi penso che questa storia mi sia rimasta, giaceva nel mio inconscio, e quando ho riniziato a dipingere comunque è riemersa e l'ho voluta rappresentare. E anche se tecnicamente questo dipinto non mi piace, perché comunque, cioè, l'ho veramente disegnato male e non ho la tecnica, però penso che comunque trasmetta, ed è bello che comunque un dipinto abbia una storia che aspetta solo di essere raccontata, di essere ascoltata. E ci sono elementi in questo dipinto che non sono chiari, che io li ho disegnati senza sapere esattamente il perché. È stato dettato dall'inconscio. E quindi ho chiesto a alcune persone di dirmi, secondo loro, che cosa rappresenta, che cosa li trasmette. E quindi ora vi faccio ascoltare alcune interpretazioni. Ho capito subito che era una cosa molto personale, perché non riuscivo ad inquadrarla bene. Però i quattro cosi non mi si... cioè, boh, secondo me sono le parole, cioè il peso delle parole che vengono dette, probabile, possibile. Cioè, nel senso, un vomito di parole, più o meno. Cioè, quelle parole che non sono incoraggianti, ma vengono dette. E non si pensa al peso che possono avere sugli altri. O vomitano cose che non andrebbe dette, per questo è vomito, perché fa schifo. Non so, più o meno così la vedo io. Allora, il quadro non mi dispiace, i colori mi piacciono. Quello che mi ricorda, la sensazione che mi ha trasmesso, cioè io quando l'ho visto ho detto: mi sembrano tutte le personalità che un essere umano può avere. Però ci sono tipo anche questi nei cerchi, ci sono queste facce tipo che parlano, come se volessero parlare. E potrebbero essere le parti più nascoste di noi che vogliono parlare, oppure potrebbero essere gli altri che parlano di noi. A me dà l'impressione di essere un'opera un po' a più personalità, nel senso che è allo stesso tempo retrospettiva, però nell'insieme ci sono mille voci che vogliono parlare, nel senso che ogni sfaccettatura di noi ha un qualcosa da esternare, un qualcosa di più violento e un qualcosa di più delicato, di più fine, di più sorridente, ma allo stesso tempo la parte
la parte aggressiva, perché questa mano rossa sembra quasi che abbia un sorriso malefico. Voglio esternare la... i torti subiti. Torti subiti. Va bene? È perfetto. Ora una domanda. Se ti dicessi che questa è una faccia a forma di mano e queste due facce, questi due profili sono le orecchie, che cosa ne pensi? Perché? Allora, le orecchie, cioè le due facce, le immagino come l'angelo e il diavolo, quindi il bene e il male. Però il sorriso, secondo me, trasmette anche l'insicurezza e il titubare dell'azione della mano, cioè dell'atto di ciò che vorrebbe compiere la mano. Ok, che cosa vorrebbe compiere la mano? In questo caso, secondo me, vorrebbe compiere qualcosa di cattivo. Un'ultima domanda. Queste quattro, perché? Perché le ho messe? Che cosa ti trasmettono e come le interpreti tu? Allora, io le interpreto come quattro voci, quattro personalità, appunto, sfaccettature, che vogliono un po' sboccare addosso il disagio interiore. Questa la vedo molto triste, quindi secondo me vuole esternare il disprezzo per la società. E questa, secondo me, è la rabbia, quella rossa. Però non lo so. Queste due? Queste due... Questa ha proprio il senso di disagio. Questa invece è più... cioè, fatica. Perché... sembra quasi che voglio buttare fuori un'energia, ma è un'energia mancata. Leggendaria. Ci ho preso. Top. Cioè, tu hai conto a pieno. E non ti conosco. Ma ti rendi conto? La mano che emerge dalla cascata, la trovo un'idea che trasmette serenità, nel senso che ha qualcosa a che fare con la divinazione, con l'eterno, con una presenza, diciamo, extraumana che emerge dalla cascata. La cosa che più, diciamo così, a me personalmente lascia irrequieta sono gli occhi che senza uno sguardo, ecco, che non è tanto il sorriso che mi colpisce. Nemmeno il colore della mano mi lascia impressionare, ma questi occhi che sono vuoti. E poi l'altra cosa sono questi simboli che sono ai lati del quadro, che in qualche modo preannunciano quello che arriverà, nel senso, immaginando che io passo davanti alla cascata e la cascata è senza la mano e vedo quindi soltanto l'acqua che scorre dall'alto verso il basso e vedo queste quattro figure che in qualche modo già mi preannunciano ciò che sta arrivando, e nel frattempo che passo di lì ecco che sbuca la mano che mi guarda senza occhi, senza sguardo. Per te che cosa ho voluto trasmettere con questo quadro, quindi? Sicuramente la volontà di coinvolgere la persona che hai davanti, però senza che questo si senti, senza che lo spettatore in qualche modo si senta
veramente preso, cioè c'è questo distacco, questa lontananza per cui no, tu lo prendi con la mano, ma nel contempo lo tieni lontano, non tanto per la mano in sé, ma per quello sguardo, quindi non vorrei che significasse lontano da te, vicino a me, lontano da te. Mi hanno detto che questo potrebbe essere la rappresentazione della paura. Probabile. Può essere. Vicino, ma ti tengo lontano. Quindi con la mano io mi avvicino a te, ma ti tengo comunque lontano perché questo sguardo non vuole catturarti. Ti sta dicendo di fuggire. Ok, quindi è l'avvertimento in sé. Quindi è l'avvertimento in sé, sì. Ultima cosa. Hai notato che questa cosa in realtà è una faccia, nel senso che queste due facce in realtà sono le orecchie e che la mano in sé è una faccia, un volto. E hanno anche questi la forma di un viso. Esatto. Quindi, allora una persona che ha, secondo me è una memoria questa. Ok, quindi? Una memoria uditiva. Una memoria uditiva? Sì, una memoria uditiva. Anche perché, scusami, lui con gli occhi non guarda, gli occhi sono... come fa ad avere una memoria visiva questa persona? La memoria qui è nelle orecchie, secondo me. Ringrazio immensamente queste persone che hanno saputo cogliere dei dettagli che sono estremamente veritieri e che erano nascosti, giacevano nel mio inconscio e loro li hanno fatti riemergere, sono stati in grado di vederli, di percepirli e di mostrarmeli. Forse anche perché questa mano in realtà potrebbe rappresentare anche la paura, la mia paura. E questa mano non ha degli occhi, perché comunque la paura è irrazionale, è cieca. E il sentire, la percezione, l'udire, io non ero in grado di vederlo, ma sono stato in grado di ascoltarlo, quindi loro sono stati i miei occhi. Forse la paura in sé non deve essere vista, ma deve essere ascoltata. E forse è con l'ascolto che si può venire fuori dalla paura, affrontare la paura, affrontare il blocco. Fatemi sapere nei commenti che significato date a questo dipinto e che sensazioni vi suscita.